siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Che bello avere nella nostra postazione Radio Bruno Area Stile Enrico Ruggeri. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Io non so come presentarti, tu sei davvero un artista a 360 gradi. Allora, cantautore, autore, scrittore, presentatore, conduttore radiofonico, io direi poeta e la chiudiamo qua. Va bene. Va bene? Hai okay. Dimenticato il calciatore. Calciatore, è vero, la nazionale cantante, che sei bravissimo e poi sei in gran forma. Grazie, ti ringrazio, ma tu non sei da meno. Grazie. Parliamo invece della tua bellissima canzone, Il primo amore non si scorda mai, che non è soltanto l'amore, il sentimento, magari un no, amore del passato, ma anche esatto, la musica. Ma è tutto quello che ti capita di forte negli anni più importanti, quelli dai 15 ai 20, no? Quindi il primo amore, il primo concerto visto, la prima radio ascoltata, il primo disco che hai comprato, la prima volta che sei andato allo stadio, la prima volta che hai dormito fuori casa da solo, insomma tutte quelle cose che in qualche modo modellano la tua anima per il resto della tua vita. Questa è la tua decima partecipazione e ti stai divertendo da morire, così hai dichiarato. Ma sì, lavoro con persone molto simpatiche e tutto sommato, insomma, il Festival di Sanremo, se non lo demonizzi e non ne fai una cappa di tensione, è un posto antropologicamente divertente. Ci hai stupito con questa canzone che hai presentato all'Ariston, nel senso che i suoni hanno ricordato un Enrico Ruggeri sul palco dell'Ariston con i Decibel. Ma sì, può essere, alla fine intanto questo è il 32esimo album, per cui è evidente che nell'arrangiare ti capita di rivolgerti ai tuoi primi amori, tanto per citarsi. E poi insomma, io nasco come cantante di un gruppo punk alla fine, anche se ho fatto il cantautore, faccio il cantautore, mi piacciono anche Jacques Brel, quindi mi piacciono cose diverse tra di loro, poi ogni tanto esplode questa voglia anche di musica un po' vitaminica. È uscito l'album Un viaggio incredibile, ce lo spieghi un po'? È la prosecuzione dell'album dell'anno scorso, quindi un CD con canzoni significative. L'anno scorso erano quelle dall'80 all'85, quest'anno dall'86 al 91, per intendersi dal Portiere di Notte fino al periodo di Peter Pan. E poi invece c'è un album di inediti, quindi canzoni nuove, un omaggio di 4 brani a David Bowie. Insomma, un disco abbastanza ricco, sono 29 canzoni. Benissimo. Invece nella serata delle cover hai scelto una canzone che avevi già fatto, inciso nell'89. L'avevo già incisa in un disco che avevo fatto a Mosca con la Filarmonica di Mosca nell'89 e avevo scelto questa canzone perché è una canzone particolare, secondo me molto bella, che non è più la Napoli antica, diciamo, di Murolo, di Sergio Bruni, ma non è ancora la Napoli volta al Mediterraneo, all'America, di Pino Daniele, di Graianiello, di Avitabile, eccetera. Quindi una canzone particolare, naturalmente si prestava a un arrangiamento assolutamente diverso da come era nata. Allora, abbiamo parlato prima di salutarci di questo tuo decimo festival, però io non ci credo che non ci sia ogni volta un'emozione diversa. Bella. Insomma, uno dei trucchi nella vita è andare a cercare emozioni diverse nelle cose, ma anche ripetere, che è rarissimo, ripetere i momenti di gioia un'altra volta non succede quasi mai, quando capita è un piacere. Enrico, lo sai, ti aspettiamo nuovamente, Radio Bruno insomma considera la tua casa sanremese. Lo è sempre stato, quindi vi abbraccio, ci vediamo qua e mi sa anche quest'estate. Ci contiamo, ciao Enrico. Ciao ciao.